Allora Vittorio, lo sai che noi abbiamo una mostra fotografica che illustra la nostra storia e sta girando per l'Italia, e una delle più belle foto è proprio la tua, che vinci un campionato del mondo a fianco a un motociclista della Stradale. Beh, è stata una cosa bellissima quel giorno, perché a Imola sul circuito automobilistico poi dopo si usciva, si andava a fare i tre monti, e sulla salita logicamente c'era tantissima gente e avevo di fianco le due moto della Stradale, logicamente per tenere indietro la gente. E l'ultimo giro, fondo un po' stanco perché ho fatto la 230 km di fuga e di cui 90 da solo, c'è stato un momento che ho fatto finta di sbandare un po', mi sono un po' attaccato alla moto, no? Mi sono appoggiato, diciamolo, perché in fondo era gli ultimi chilometri. E una bella fotografia, perché questo motociclista della Stradale, che io non mi ricordo il nome, comunque è rimasto di fianco a me, e quindi oltre che farsi fotografare, cioè la fotografia è venuta, questo povero motociclista che guidava tranquillamente ha preso tutta l'acqua che i tifosi mi buttavano addosso. Dopo l'arrivo, ma guardate, è venuto lì, ma guardate, io l'ho guardato perché ho capito, perché in fondo in sintonia eravamo gli ultimi giri, ha detto tu avrai fatto fatica, ma io ho preso tant'acqua. Dice: guarda, sono gli stivali pieni d'acqua. Avevo gli stivali che allora arrivavano al gioco tutti pieni d'acqua, no? Però era contentissimo perché in effetti ha fatto tutta la giornata con me. Anche sulla strada serrata era molto difficile guidare, soprattutto guidare in discesa, quindi voi, cioè i motociclisti della Stradale, siete sempre stati per noi, per me soprattutto, un punto di riferimento. Anzi, io avevo un motociclista che era vicino, abitava a Parma, vicino a Parma, ma era del compartimento di Milano. Allora ci siamo messi un po' d'accordo, perché lui era sempre davanti quando veniva il gruppo e quando veniva la fuga, quindi avevo a un certo punto, quell'anno lì avevo la maglia rosa, e io gli ho detto: guarda, tu vai avanti e quando vedi che c'è la curva pericolosa dai due colpi di pedale, che io vedo due volte che si accende il faro dietro, se non è proprio pericolosa fa finta di niente, va dritto, in maniera che io ho detto così faccio la curva meglio. Solo che il problema era quando lui non dava il colpo, io gli arrivavo a ruote, quasi addosso, no? Allora il giorno dopo fa: senti, se io continuo a fare quello che vuoi tu, il giorno dopo vado fuori strada io, non tu, dice lui, no? Però è bello, voi se avete fatto tanto il Giro d'Italia, lo fate ancora tuttora per la sicurezza dei corridori, e credo che molti corridori non abbiano capito ancora quanto sia importante voi della Polizia Stradale a seguito del Giro. Grazie per queste belle parole che dette da te sono ancora più belle.